Siriana. Ricordiamoci che Israele sta godendo di allenatori principalmente russi. Un bel esercizio anche questo di Neta Rivkin, Isabella, sei d'accordo? Assolutamente, devo dire che solo una cosa mi ha lasciato un po' così, lei questa musica ha spesso un suono di piatti, che lei, piatti, strumento, che lei però nella realtà non sottolinea mai, invece è un suono potente, ma lei sempre quando c'è questo suono dei piatti, lei invece fa una cosa morbida. Ecco, vedete, la regia ci ha fatto vedere questo pivot meraviglioso, proprio che io dico sempre che Neta Rivkin è come le figurine del codice, nel senso che secondo me hanno preso lei per quanto riguarda i pivot e gli equilibri e le hanno semplicemente fatto un ritratto, perché vedete ha una postura assolutamente perfetta. Intanto arriva il punteggio di Daria Svetovskaya, 18-0-33, un punteggio che le permette di portarsi in testa alla classifica provvisoria di questa finale di specialità del cerchio, finale delle individualiste di questa quinta prova della Coppa del Mondo 2013 di ginnastica.